Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il 6 dicembre 2017 viene premiata a Roma come top digital leader e nella categoria web star, italiane donne, nell'ambito della prima ricerca sulla leadership digitale in Italia. Nel 2018 viene scelta come testimonial dall'azienda di gioielleria Pomellato e dall'azienda di Intimo Intimissimi, in quest'ultima affiancando la modella Giselle Bündchen. Dal 2016 ha iniziato a gestire autonomamente tali ambiti di attività. Uno studio del 2017 ha ridescritto il suo modello comunicativo come una modalità frequente e naturale di apparire nei social, attenta a valorizzare l'immagine corporea, coerente con la tendenza fashion, e con una strategia commerciale di lungo termine che si propone di mantenere alto il livello di interazione degli utenti col suo profilo web e la discussione da esso generata. Chiara Ferragni non ha nascosto la sua preoccupazione in una serie di storie di Instagram nel raccontare lo stato di salute di sua nonna, tanto di chiedere alle decine di milioni di follower di pregare per lei. La moglie di Fedez ha specificato che lo stato di salute di sua nonna non era attribuibile al coronavirus, ma ha chiaramente fatto capire che la situazione era molto complicata dopo aver combattuto per settimane come la donna forte che sei sempre stata. Hai deciso che era ora di andare. I nostri cuori sono spezzati e già ci manchi tanto. Ed è anche difficile parlarne. O parlare di te. Ha esordito Chiara. Sono parole di grande tenerezza quelle dell'influencer, che non ha mai avuto remore a mostrare la sua fragilità in momenti di difficoltà. La sua è una delle voci più influenti del web. E non solo, il suo modo di fare è un modello per tantissime altre ragazze.